I conti con una microfrattura all'alluce del piede sinistro, assente ad Avellino anche Rezai, impegnato con la nazionale iraniana. Anche a partita in corso continuano a materializzarsi gli spettri di un avvio di stagione disastroso. Il Messina domina e usufruisce di due calci di rigore nei primi 45 minuti. Incredibilmente però, prima Parisi, poi Di Napoli, si fanno respingere la conclusione dagli 11 metri dall'ex Cecere. Mammutti riesce subito a pescare il jolly in panchina, dentro Gutman per Zorò al 60esimo e 6 minuti più tardi il giovane paraguayano trova il gol vittoria, tiro dal limite con deviazione decisiva che spiazza Cecere, finisce un incubo, il Messina trova la prima vittoria e con essa morale e convinzione. I've been dreaming of a...